Per dare una risposta dobbiamo tenere presente alcuni elementi e non è sempre facile comprendere questi elementi. Il Figlio di Dio ha assunto un corpo animato da un'anima razionale umana. Apollinare di Laodicea sosteneva che in Cristo il Verbo aveva preso il posto dell'anima o dello spirito. Contro questo errore la Chiesa ha confessato e proclamato che il Figlio Eterno ha assunto anche un'anima razionale umana. Quest'anima umana che il Figlio di Dio ha assunto è dotata di una vera conoscenza umana e a questo riguardo dobbiamo tenere presente alcune cose. La prima: in quanto tale, in quanto conoscenza umana, essa non poteva di per sé essere illimitata. Era esercitata nelle condizioni storiche della sua esistenza, nello spazio e nel tempo. Per questo il Figlio di Dio, facendosi uomo, ha potuto accettare di, come afferma Luca al capitolo secondo, di crescere in sapienza, età e grazia, e anche di doversi informare intorno a ciò che nella condizione umana non si può apprendere che attraverso l'esperienza. Quindi Gesù, con la sua intelligenza umana, ha appreso molte cose attraverso l'esperienza. Nello stesso tempo, però, questa conoscenza veramente umana, non illimitata, del Figlio di Dio esprimeva la vita divina della sua persona. Il Figlio di Dio, ci ricorda San Massimo il Confessore, conosceva ogni cosa, e ciò per il tramite dello stesso uomo che egli aveva assunto, non per la natura umana, ma per il fatto che essa stessa era unita al Verbo. La natura umana che era unita al Verbo conosceva ogni cosa e tutto ciò che è divino lo mostrava in se stesso per la sua maestà. È ad esempio e innanzitutto il caso della conoscenza intima e immediata che il Figlio di Dio fatto uomo ha del Padre suo. Penetrava nello stesso tempo ugualmente i pensieri segreti degli uomini e conosceva pienamente i disegni eterni che egli era venuto a rivelare.